nostro emulatore in città, il problema è che i graffitari lasciano scritte i disegni che imbrattano la città. Parcheggio al terraglio, i commercianti contro l'amministrazione non ci stanno ascoltando. Un park per disabili che doveva essere ripristinato a settembre non c'è ancora, siamo a Piazzale Trento. L'appello di una donna senza telefono e internet da più di 10 giorni, sono invalida, ne ho bisogno per il telesoccorso. Incendio in azienda agricola, in fiamme, tonnellate di fieno, salve per miracolo 100 mucche. Etra, in campo i sindaci leghisti, più trasparenza nella gestione finanziaria. Due Akita sbranano un chihuahua, cade a Campodarsego, proprietaria denunciata. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Bassano, l'informazione di Rete Veneta puntuale in diretta con tante novità. Iniziamo dal murales di Via del Tabacco, il rischio ora in città è quello dell'emulazione, solo che se l'autore del graffito in Via del Tabacco è un professionista, in città ci sono tanti neofiti che fanno solo guai. E se quei 14.000 euro fossero stati usati per ripulire le zone più imbrattate della città? Con i nostri servizi in questi anni abbiamo documentato molte situazioni di degrado. Non ci siamo mai stancati di dire che la mamma dei cretini è sempre incinta, scritte sui muri, sotto portici deturpati, tag, firme, tanto spray nero, rosso e blu, su porte, palazzi privati, addirittura monumenti. Insomma, al posto del murales di Via del Tabacco, commissionato dall'assessore Cunico, che sembra non piacere a molti bassanesi, si poteva ripulire una buona fetta di città. E invece arriveranno altri graffiti. Il problema ora potrebbe essere quello dell'emulazione. Partiamo dal presupposto che l'opera di Via del Tabacco è arte. Può piacere o non piacere, ma di performance artistica si tratta. Poi possiamo parlare per ore del significato politico dell'opera, ma questo lo faremo nei prossimi giorni. Torniamo al gesto. Non sarebbe la prima volta che qualche ragazzino, pensando di essere il grande artista del momento, cerchi di imitare chi lo fa per mestiere. E se, come dicevamo, quello nel sottopasso è un pezzo d'arte, molto spesso i danni che fanno i writers in erba sono enormi. Rovinano la città, quella Bassano, la città di Da Ponte, che nel 500 aveva le facciate dei palazzi pitturate e oggi si ritrova ad avere scritte incomprensibili in ogni dove. Dalle scritte sui muri alle strisce, quelle che dovrebbero indicare i parcheggi, c'è una protesta che monta in zona Terraglio, è quella dei commercianti che dicono l'amministrazione non ci ascolta. Hanno deciso di mettere Piazza Terraglio tutto per residenti, praticamente, e distribuire i parcheggi a pagamento in Viale dei Martiri e nella discesa che va a Imprato. Non c'è pace in Piazza Terraglio. Dopo aver svuotato Piazza Castello delle auto dei residenti è partita la giostra delle strisce colorate, quelle per chi nella zona ci vive, gialle, e quelle per tutti gli altri, blu. L'amministrazione comunale ha cambiato diverse volte idea, sollevando puntualmente lo scontento di chi ha un'attività in Terraglio o in Viale dei Martiri, che si sono sentiti tagliati fuori. Avevano portato, lo ricorderete, una lettera in comune chiedendo di essere ascoltati e proponendo soluzioni valide per aiutare l'economia della città. Beh, il comune ha trovato una nuova soluzione, però... Aver semplicemente spostato i colori da una parte all'altra non risolve il problema. Di sicuro non rende accogliente per i turisti la città, la rende accogliente per i residenti, i quali adesso avranno il loro bel parcheggio sotto casa, punto. E i turisti, i clienti, chi viene a fare acquisti qua in città? Dovrà fare delle sane passeggiate in cerca di parcheggi. Non siete stati messi neanche al corrente di quello che sarebbe successo? Assolutamente no. Dopo il nostro incontro col sindaco, nessuno, sottolineo nessuno, ci ha più chiamato. Mi sono preso la briga io di chiamare in comune dopo più di un mese circa e mi hanno risposto sì, ora non si preoccupi, andiamo dal sindaco, adesso parliamo e poi le facciamo sapere, ho lasciato il numero di telefono e mi vengo ancora a sentirli, punto. Quella famosa lettera che avete protocollato diverso tempo fa? A questo punto penso che sia stato veramente inutile, abbiamo perso tempo. Carta straccia, decisamente. Io spero che almeno la prossima amministrazione prenda in considerazione quello che noi abbiamo fatto, insomma. Adesso parliamo di un parcheggio per disabili che doveva essere fatto entro settembre, i tempi invece si sono allungati sensibilmente. Stanno lavorando, quindi presumo che entro l'estate si completi quella che è la... Adesso stanno tracciando anche nuovi parcheggi un po' in giro per la città, quindi finiranno anche lì.
Piazzale Trento, il park per disabili non c'è ancora. Ce ne eravamo occupati quando era stata disegnata la segnaletica che indicava il posto per la ricarica delle auto elettriche. Il parcheggio destinato ai portatori di handicap bene non è ancora stato ridisegnato. Come dire, i tempi si allungano. L'assessore Campagnolo a luglio ci aveva garantito un intervento entro la fine di settembre. E invece, passata l'estate, arrivato l'autunno, fa pure freddo, quel posto ancora non si vede. Abbiamo contattato telefonicamente l'assessore e ci ha detto che l'operazione verrà completata entro novembre. L'ha garantito. Non ci resta che attendere, nella speranza che ci vogliano pochi giorni e non mesi. Controlleremo e nel caso torneremo dall'assessor Campagnolo. Andiamo avanti con il telegiornale, parliamo di banca di credito cooperativo, stiamo sentendo i sindaci del territorio, c'è il timore che possano perdere con questa riforma autonomia. La riforma delle banche di credito cooperativo prosegue, nel frattempo continuano gli sforzi da parte della politica e dei sindaci per limitare gli effetti negativi, quelli cioè di togliere il legame stretto che gli istituti hanno con il territorio. Alcuni istituti hanno già aderito al gruppo di riferimento, ma nello stesso tempo non mancano gli emendamenti della maggioranza per togliere questo obbligo. I sindaci, in prima linea al fianco soprattutto dei risparmiatori e delle piccole aziende, fanno sentire la loro voce per difendere il legame col territorio. Su questo posso dire una cosa, io sono sempre per la territorialità, per cui delle imprese che investono sul territorio come i crediti cooperativi credo sia un aspetto positivo. È anche vero che però sotto l'aspetto soprattutto della finanza e delle banche bisogna fare dei controlli efferati, ne hanno voluto ben consapevoli di quello che è successo, però credo che un'azienda territoriale sia un qualcosa in più per tutte le nostre aziende e soprattutto per gli enti locali. Il legame col territorio rimane la base dell'esistenza stessa delle BCC che sono nate con questo scopo e a chi avanza l'obiezione che nei confronti degli istituti serviranno comunque più controlli per evitare il ripetersi di pasticci, la risposta è che i controlli possono essere fatti tranquillamente anche sul territorio. Quando fanno riferimento a questi istituti credo che sono molto importanti, allo stesso tempo hanno bisogno anche loro di un controllo maggiore perché non succede quello che è successo in passato e questo non lo potremo più accettare. Anzi, se a tenere alta l'attenzione e ad esercitare i controlli saranno sindaci, amministratori e risparmiatori direttamente sul territorio, le probabilità che possano accadere altri crack finanziari sono ancora minori. Adesso parliamo dell'appello che lancia dai nostri microfoni una signora che è senza linea telefonica e internet da una decina di giorni, nessuno le dà risposte, lei ha bisogno per il telesoccorso. Da oltre 10 giorni senza telefono, senza internet, siamo in via San Martino a Fonte Alto dove vive Gigliola Angiolin. Qui qualche settimana fa c'è stata una perdita d'acqua ed è stato necessario spaccare l'asfalto per aggiustare il guasto, ma proprio nel fare i lavori potrebbe essere stato tagliato uno dei cavi telefonici. Mi hanno mandato un messaggino in cui mi dicono che appena avranno risolto il problema mi mandano un avviso e dopodiché basta. Non si vede nessuno, non si sente nessuno e ogni giorno io chiamo la Telecom, mi risponde, a volte trovo qualche operatore, tre volte ho trovato un operatore, le altre volte ho sempre trovato la segreteria che mi dice la ripariamo entro il 12, entro il 16, entro il 19, oggi ne abbiamo 20 e siamo ancora qua. Tra l'altro il telefono è indispensabile per la nostra telespettatrice che ha deciso di chiamare Rete Veneta. Io ho il telesoccorso, se non ho la linea telefonica non posso collegarmi, se mi succede qualcosa non so cosa fare, sì va bene, ho il telefonino ma chiama il 118 eccetera eccetera, poi insomma è un servizio di cui io ho bisogno perché mi sento più tranquilla. La cosa imbarazzante è la risposta che ha ricevuto da una di queste operatrici. Sì, una di queste operatrici mi ha risposto che la Telecom non si fa carico di, non può farsi carico dei miei problemi, per cui devo avere pazienza. E di pazienza la signora Gigliola ne sta dimostrando tanta, visto che continua a telefonare senza ottenere alcuna risposta. Lei si sente presa in giro più che altro. Sicuramente, sicuramente. Anche perché il problema riguarda diverse abitazioni, non solo quella della nostra telespettatrice. Aspetta. E i miei problemi restano i miei problemi e bisogna risolverli però, perché visto che io pago il canone, pago le bollette, pago tutto, non vedo perché non posso avere il servizio. Adesso alcune notizie dal territorio. Roma
Mano de Zelino, 400 tonnellate di fieno distrutte dalle fiamme divampate ieri sera nell'azienda agricola Calicantus in via Lanzarini 46, a pochi passi dalla chiesa della frazione di Sacro Cuore. Non si esclude il dolo, salve le oltre 100 mucche che si trovavano in stalla, grazie al provvidenziale intervento dei vigili del fuoco, arrivati da Bassano, Vicenza, Castelfranco, Cittadella e Tiene, che hanno lavorato per ore per spegnere il rogo e smassare il materiale. Oggi gli accertamenti tecnici sulle cause dell'incendio. Roana, obiettivo spillargli i soldi, e non solo si è finta incinta di lui, un 78enne altopianese, ma le ha pure chiesto denaro per abortire e per sottoporsi a un delicato e costosissimo intervento chirurgico. Nei guai sono finite due cugine romene di 35 e 37 anni, residenti nel Vicentino, che sono state rinviate a giudizio. Alla vittima avrebbero praticamente prosciugato il conto, oltre 50.000 euro, i risparmi di una vita. Le due erano riuscite a circuirlo per bene e farsi consegnare il denaro in diversi modi. Ma ora la vicenda si chiarirà davanti al giudice. Rossano Veneto. Tante le iniziative a sostegno del bellunese. La montagna chiama, Rossano risponde, il titolo dell'iniziativa benefica che vede la comunità stringersi attorno ai comuni del Lagordino, messi in ginocchio dal maltempo delle settimane scorse. Un'iniziativa che vede tra i protagonisti anche la sindaca Morena Martini, che invita tutti i suoi cittadini a partecipare al pranzo che si terrà domenica prossima nella casetta degli Alpini, per portare così un aiuto concreto a chi ha subito danni molto seri. Altopiano, la prima neve è arrivata sulle nostre montagne scendendo sino a 400 metri di altezza. Una vasta area dell'altopiano si è svegliata infatti imbiancata e per i prossimi giorni si dovrà aspettare un ulteriore calo delle temperature con valori anche inferiori allo zero. 5 centimetri che hanno toccato anche i 15 centimetri, facendo ben sperare così per l'inizio della stagione sciistica. E lo stesso sul Grappa, come ha potuto notare chiunque stamattina abbia rivolto lo sguardo alle nostre montagne. Le previsioni non annunciano nell'immediato altre precipitazioni. Adesso parliamo di calcio con il Bassano che fa sognare i tifosi. Il decollo fatalità è arrivato proprio contro l'Eagles Pedemontana. Il Bassano ora non deve smettere di volare e giocare come ha giocato domenica al Mercante. Se dobbiamo trovare un neo alla prestazione dei ragazzi di Coach Maino, sta proprio nelle occasioni che spesso non vengono concretizzate. La classifica però parla chiaro, considerato lo scontro diretto vittorioso, il Bassano guarda tutti dall'alto in basso, nonostante la parità di punti con i Badoere. La forza del gruppo anche di chi gioca meno, ma quando viene chiamato in causa si fa trovare pronto, per esempio Marco Bertollo, che ha dovuto superare un infortunio pesante. Diciamo che sono stati tre mesi intensi per me, dalla seconda lussazione a entrare in campo. Sono stati tre mesi, però una soddisfazione immensa entrare, vedere il pubblico, e comunque c'è sempre questa tifoseria che ti dà sempre una gran voglia di venire a giocare e fa sempre bene, anche se giochi qualche minuto. Per questo ragazzo grandissima l'emozione di indossare la maglia giallorossa in una gara ufficiale. Un'emozione incredibile, io che ho sempre indossato questa maglia anche gli anni scorsi in Aberetti, ho fatto anche gli allievi, insomma è sempre una grande emozione vestire questa maglia e spero che ci porti lontano. Ed è quello che si augurano tutti i meravigliosi tifosi del Bassano, andare lontano. Adesso parliamo di un progetto europeo per la città di Bassano. Bassano, unica città italiana inserita nel progetto promosso da Unismart, società che afferisce all'Università di Padova, per la promozione della riduzione delle emissioni di CO2 e del risparmio energetico attraverso fondi europei. Un traguardo importante per la nostra realtà. E si apre da un finanziamento sostanzialmente di 300.000 euro che va spalmato in 5 anni per un confronto con alcune buone pratiche a livello europeo rispetto appunto alla capacità di ridurre l'impatto energetico delle città e la possibilità concreta di progettare delle svolte innovative che poi saranno in grado di attrarre altri finanziamenti per essere concretizzate. Cosa comporterà questo progetto? Tra l'altro è un progetto ambizioso perché si parla di 20 milioni di euro in totale. Assolutamente sì, ci saranno due città faro, Groningen in Olanda e una in Finlandia, che avranno la possibilità con le risorse del progetto di cofinanziare dei grossi ed ambiziosi progetti di distretti positivi energeticamente, cioè che siano in grado di produrre più energia di quella che consumano.
Bassano e altre 5 città in giro per l'Europa avranno la possibilità come città follower di imparare le buone pratiche, di capitalizzarle con la loro esperienza pregressa e guardare avanti implementandole nella propria strategia di pianificazione futura. Ma cosa significa rendere smart una città? Rendere la cittadinanza coinvolta e soprattutto rendere sostenibile il replicare le soluzioni e non renderle uniche, ma quindi condividerle con la città e con tutto il resto del territorio. Andiamo a Cittadella, sindaci leghisti, dopo le dimissioni di due consiglieri, chiedono maggiore trasparenza nella gestione finanziaria di ETRA. Le dimissioni di due membri del consiglio di gestione di ETRA, uno in rappresentanza del Bassanese e l'altro dell'area padovana, hanno messo in agitazione i sindaci del territorio e così i primi cittadini leghisti, che non mettono in discussione l'azienda, una delle più floride dell'intera provincia, né il suo presidente Andrea Levorato, chiedono però di essere più coinvolti nelle decisioni dell'ente, visto anche l'orientamento pubblico di tutta l'attività. Preoccupati perché a nostro avviso manca un po' di trasparenza e comunque noi sindaci siamo quelli che poi devono dare le risposte sul territorio, per cui chiediamo di essere coinvolti. Detto che il consiglio di gestione non perde la sua operatività, visto che rimangono comunque in carica tre membri e che i dimissionari saranno sostituiti nelle prossime assemblee, i sindaci non ne fanno una questione politica ma di opportunità. Visti gli oltre 800 dipendenti e il bilancio pesante, si chiede maggiore trasparenza. ETRA è una delle più grandi aziende del territorio e su di essa gravano più di 600 famiglie, per cui direi che cautela e sicurezza di quello che succede sia un obbligo. Nei prossimi giorni in programma in municipio a Bassano un'assemblea urgente dei sindaci di questo territorio, compresi quindi i non appartenenti all'area leghista, che chiederanno di conoscere più nel dettaglio gli orientamenti dell'azienda. Abbiamo, appunto, giovedì ci sarà un consiglio direttivo dei sindaci del Bassanese e quindi andremo lì a portare avanti le nostre istanze e chiedere solo trasparenza per capire meglio cosa sta succedendo. E allora sono arrivate anche le parole, la presa di posizione del presidente ETRA Levorato, dice riguardo alle dimissioni dei due consiglieri: le loro dimissioni sono giunte inaspettate ma non mi sento di concordare sui rilievi che sono stati sollevati. Il consiglio di gestione ha lavorato sin dal suo insediamento in modo indubbiamente collegiale, infatti tutte le decisioni prese fino ad oggi sono avvenute con votazioni all'unanimità tra tutti i membri presenti nei vari incontri. Sono quindi fiducioso che potrà pervenire un ripensamento da parte di due consiglieri in un rinnovato clima di collaborazione e di disponibilità. Altre notizie dal territorio dell'Alta Padovana. Carmignano, è scomparsa da martedì scorso la sua auto con il cellulare nel portaoggetti, è stata trovata in stazione a Vicenza. Sulla scomparsa di Teresa Zolin, 53enne, titolare di un'azienda edile del luogo, gli investigatori mantengono il più stretto riserbo. Pare si tratti di un allontanamento volontario, ma della donna non si hanno ancora notizie certe. I familiari, soprattutto i tre figli, aspettano con apprensione. Campo d'Arsego, una distrazione fatale e la tragedia che a una donna è costata una denuncia e ai suoi vicini la vita dell'amato cagnolino. Lunedì, come tante altre sere, una 38enne stava rientrando in casa per il giardino, ma ha lasciato per sbaglio il cancello aperto. In un attimo i suoi cani ne hanno approfittato per schizzare fuori. Sono due esemplari di Akita americano, grosso cane di origine nipponica che pesa attorno ai 50 kg. La proprietaria non ha fatto in tempo ad accorgersi della fuga. I due animali hanno sbranato il piccolo chihuahua. Il dramma si è consumato in pochi secondi. Piombino Dese. Le indagini avviate dalla locale stazione dei carabinieri hanno permesso di recuperare tre trattori rubati nei giorni scorsi e nascosti in un capannone abbandonato di Stanghella nella bassa Padovana. Si tratta di un John Deere rubato il 9 novembre in un'azienda di Vescovana e due Fendt spariti nei mesi scorsi e che da soli valgono 135.000 euro. Si pensa a un colpo su commissione. Questa sera Focus con il nostro direttore in studio Graziano Azzalina, Diego Cancian, Fabio Capraro, Giancarlo Iannicelli, Silvano Piazza e Simone Scarabella. È tutto, grazie e buon proseguimento di serata. La freschezza e genuinità dei prodotti del nostro territorio. Li trovi da Cherubin. Porta in tavola tutto il gusto del morlacco a 9,90 euro al chilo e del bastardo del grappa a 7,90 euro al chilo.
Le previsioni per domani: sereno, poco nuvoloso, salvo ingresso a partire da ovest di nubi medio-alte nel pomeriggio. Nelle ore più fredde, probabili foschie, nebbie o nubi basse in pianura e in qualche fondovalle. Precipitazioni assenti, temperature minime stazionarie in montagna, in calo in pianura con valori localmente prossimi o lievemente inferiori allo zero, specie su settori centro-settentrionali. Massime in generale aumento. Assapora tutta la dolcezza delle nostre crostate artigianali a 10,90 euro al chilo. Tutti i giovedì e sabato mattina, degustazione prodotti tipici locali. Cherubin, a Bassano, via Bobbi.